Ciao, sono Zerk e benvenuti in quest'altro nuovissimo video di Car Mechanic Simulator 2014. Bene, in questo nuovissimo video noi dobbiamo sostituire la batteria e controllare l'alternatore. Ci dà $1000. Bene, bene, ho sostituito la batteria 4 giorni fa e oggi di nuovo non sono riuscito a far partire l'auto. Scopri che cosa c'è che non va, per favore. Bene, bene, questo già è un cliente abbastanza preciso, perché ci chiede a noi meccanici di vedere che cos'è che non va. Anche se effettivamente la tua auto è un po' ribrezzo, devo dire la verità. Allora, l'alternatore. Allora, se permetti, dovrebbe essere. Eccolo qua. L'abbiamo visto. Devi smontare l'alternatore. Mi sa che dobbiamo smontare prima la cinghia. Ok, e dopo togliamo l'alternatore. Ok, vediamo un po'. Effettivamente l'8%, la batteria è bella da buttare. Vediamo se riusciamo a riparare qualcosa. Tutte e due, batteria, ripariamola, $172. Alternatore, $228. Ottimo. Molto velocemente abbiamo risolto anche quest'altro problema. Siamo dei meccanici ormai esperti. Il nostro lavoro. Ok, mettiamo subito l'alternatore riparato. $1000 fatti così. La cinghia ci mettiamo di nuovo la sua. Quasi quasi gliela sostituirei proprio, ma non mi va. E gli mettiamo la batteria. Ok, abbiamo finito anche questo lavoro. Possiamo chiudere il cofano e dire al cliente che la propria auto è pronta. Prego, la sua auto è pronta. E andiamo al prossimo cliente che ci sta aspettando per riparare la propria auto. Vediamo cosa ci attende questa volta. Vi prometto che non è stato nulla di preparato, è stato tutto così. Sto giocando insieme a voi, sto scoprendo. La mia auto è diventata improvvisamente rumorosa, forse il silenziatore è danneggiato. Eccoci qua un altro meccanico. Ripara la marmitta. Allora, alziamo subito la nostra auto. Vediamo un po' se riusciamo a vedere le parti. Scusami, ho sbagliato tasto. Mettiamo l'auto trasparente, ok. Andiamo a controllare qua dietro. Vediamo se... no, non possiamo vedere. Dobbiamo comunque entrare così. Sconosciuto. Allora, controlliamo, verifichiamo. 20%, effettivamente. Questo 85. Questo qui. Silenziatore centrale pure da sostituire. Questo può andare. Questo qui. Convertitore catalitico non ci interessa, quindi ritorniamo indietro. Iniziamo a togliere la marmitta. Esatto, questa qui. Vediamo. Ok, togliamo giustamente anche questa. E 4. E anche il silenziatore centrale. Ma non ho visto quanti soldi ci dà, fare con tutto ciò. Ok, possiamo anche uscire. Voglio controllare perché non mi ricordo. $900, bene, ci da $900. Vediamo se riusciamo a riparare il tutto. No, niente, dobbiamo acquistarle. Ci converrà? Chissà se questo lavoro viene o meno. Allora, vediamo un po' quanto costano. Vediamo sul nostro computerino super moderno.
high-tech all'avanguardia. Ok, allora, questo non c'è. Attivazione di calda di tiro nemmeno. Ci servono i silenziatori. Mi sa che ho... Ah no, allora, silenziatore posteriore. Silenziatore centrale. Di strada, non ci interessa. Silenziatore più 6. Che silenziatore è? Penso che sia questo. Comunque, mettiamo a caso che siano questi due. Sono 3 e 2, 5, 600 dollari. A noi ci dà 900. Ah, va bene, va bene. Silenziatore posteriore e silenziatore centrale. Quindi è quei due che abbiamo visto. Silenziatore posteriore e silenziatore centrale. Silenziatore posteriore. Questo. Silenziatore centrale, che è questo qua. Ok. Andiamo a montarli. Molto veloce amount. Ok. Andiamo ancora nella posizione di smontaggio. Mettiamo subito quella di montaggio. Ok, mettiamo anche questa, la originale. E gli diciamo anche che se non la smette di mettere schifezze nell'auto, tornerà di nuovo lo stesso problema. Ok, penso che anche questa sia andata. Vediamo un po'. Esatto, abbiamo riparato la propria auto. Venga il prossimo, si faccia avanti. Che noi siamo i migliori. Non abbiamo nemmeno dato un nome all'officina. Come lo vogliamo chiamare? Ho come la sensazione che lo sterzo si sia un po' allentato. Potresti controllare? Va benissimo, non c'è problema. Effettua una prova su strada, ripara lo sterzo. Quindi andiamo subito a effettuare questa prova e vediamo un po' questa macchinina come va. Come al solito non la sfonderemo come dei cani in calore. Siete pronti? Via! È andata abbastanza bene. Ah, ma non vedi, è buttato fuori un birillo. Ma come? L'ho preso in pieno. Che ridere. Ok, la prima è andata, giusto? Ecco la freccia che va a farsi fottere. Riparare lo sterzo. Allora, scusami se mi intrometto. Se faccio una cosa così, dovresti già far vedere. Eccolo qui. Quello è lo stesso. Quello è da riparare. Se vi ricordo bene, dobbiamo iniziare da qua. Vediamo le ruote. Vediamo anche questo. Vediamo anche questo. Non si toglie. No, dobbiamo andare dall'altra parte. Che palle. Cosa fa così? Andare direttamente di là? No. Ok. Questo. Guarda qui come sono diventato veloce. Amico professionista. E
E questa come la tolgo? Da sotto? Speriamo di sì. Ok, ce l'abbiamo fatta. Il grande l'abbiamo fatta. Non si può riparare, dobbiamo acquistarla. Quanti dollari ci dà? 3.000 dollari. Azzo. Quindi penso che ci paga anche a pieno il nostro lavoro. Allora, vediamo. Come si chiama? Non l'abbiamo visto. Allora, questo le vendiamo. Anche questo, basta, solo questo. Ok. Questo non tocco niente. Rack, servo sterzo. Rack, servo sterzo. Quindi, albero, rilascio missione. Asse, non ci interessa. Sì che sono collegamento con le mani, non ci interessano. Scendiamo giù, rack, servo stesso, ecco, 1500 dollari, alla faccia del caciocavallo. Ok, allora, torniamo nel montaggio e posizioniamo il nostro rack. Bene, è buono. Sì, dai, voglio vendere questo. Abbassiamo la nostra auto e ci montiamo il tutto. Allora, mettiamo il tirante interno e ci mettiamo il tirante esterno. Stiamo imparando anche i nomi tecnici. Ci troviamo, montiamo anche le ruote. Adesso dobbiamo montare il tirante interno e il tirante esterno anche dall'altro lato. Sembra un meccanico? Sì, abbiamo sostituito il rack servo sterzo. Per farlo abbiamo dovuto comunque smontare il tirante interno e il tirante esterno. E acquistarlo su internet. Abbiamo trovato un ottimo prezzo, solo 1500 dollari. Abbiamo risolto il problema, signore. Può andare, può dormire, sogni tranquilli e guidare bene. Ok, e anche questa è andata. Come al solito la freccia va a farsi fettere. E anche questa è andata. In 13 minuti abbiamo fatto quante auto? 4? 3? 4? Ma un bel po', direi un bel po'. Sa che questo autom ci sfonderà proprio i maroni e ci bloccheremo. Stavo guidando e l'auto faceva un po' di fumo. Temo che la pompa del carburante si sia surriscaldata. Posso istituirla? Ecco un altro meccanico. Pompa del carburante dovrebbe stare dietro dove sta giustamente il serbatoio. Visualizziamo, questo è il serbatoio, ok? Questo è il filtro e questo qui pompa carburante. Effettivamente è questo. Basta avere un po' di logica e posso fare anche io il meccanico. Ok, vediamo se la possiamo riparare. Non la possiamo riparare. Che condizioni è la pompa carburante? 0%, cioè alla fine non esisteva più questa pompa carburante. Quanti dollari ci dà? 600 dollari, pochi. Vediamo quanto costa una pompa carburante. Io penso 200 dollari, 300 dollari. Non ho visto sopra, mica l'abbiamo sorpassato. No. Questo che cos'è? Oh, alternatore. Allora, pompa carburante. Pompa carburante.
320 dollari. Mi sono avvicinato. Non ci interessa. Ok, montiamo subito anche questa. E abbiamo risolto il problema. Ok, allora, montaggio. Qui. Questo, pompa carburante. Vai. No. Oh, non riesco a montarlo. Dai, un altro po'. No, non mi dire che mi vuoi far... Ah, ecco qui. Ok, semplicissimo. La mettiamo giù. Scusami. Mettiamo giù. E possiamo dire che anche questo è fatto. Avanti il prossimo cliente. Sì, quest'oggi sono davvero scatenato. Quante auto stiamo riparando? Stiamo facendo proprio del bene. Facendo del bene. Facendo. Ma in compenso ci ripagano, quindi stiamo solo lavorando. Beh, ho prestato la macchina a mia moglie solo per qualche giorno e guarda cosa è successo. La trasmissione è un disastro. Sostituisci la trasmissione. Come al solito sono tutti meccanici. 2500 dollari. Allora, trasmissione. Dovrebbe essere lì sotto. Allora, se faccio così e faccio così. Allora, trasmissione, questa. Ah, è questa dietro. Quella lì sembra che si montava da sopra, sì. Entra il cofano del motore. Da qua. Ah, dobbiamo prima smontare questi, mi ero dimenticato. Ecco. Quindi via le ruote. Forza. Le ruote, via questi qua. Come si chiamano? Asse motore sinistro. E speriamo questa volta di non venderli. Poi dobbiamo togliere l'asse motore destro. E togli. Via, tutto via. Mancava l'ultimo spunto. Asse motore destro. Smontare qui, mi dimentico sempre la vita. Ok, vediamo un po' gli assi come sono messi. No, stanno bene. La trasmissione, che cacchio ha combinato vostra moglie questa trasmissione, vorrei capire. L'ha ridotta in questa maniera. Ah, il motorino di avviamento. Adesso ricordo, bisogna smontare anche il motorino di avviamento, che ha giocato molto con la frizione. Anche questo. Che in condizioni sta la frizione? Penso che sia proprio pessima, infatti. Voglio vedere che mi dà tutto grigio. No, sta bene. Questo sta bene. Allora, è solo l'asse di trasmissione. Infatti, 27%. Questo, se non mi sbaglio, non l'abbiamo riparata. Quindi possiamo ripararla, infatti. 728 dollari. Lui quanto ci dà? Ci ha dato? Ci dovrà dare? 500 dollari, come faccio? Paga più che bene. Allora, mettiamo subito, possiamo subito per il montaggio. Sì, volendo ci potevamo anche riparare il motorino di avviamento. Noi siamo dei signori meccanici. Ora mi scoccio di ritornare sul banco di lavoro. Ok, motore di avviamento. Sì,
si gira un po' più velocemente, farebbe una gran cortesia. Ah, comunque è al 95%, quindi 95%, quindi va più che bene. Andiamo lateralmente. Asse motore destro. La vite. Ah, ci troviamo, montiamo anche le ruote giustamente. Belle ruote. 2, 3, 4, 5. Bella, sempre la stessa auto, hanno tutti quanti la stessa auto. Oh, forse sarò un meccanico specializzato per questo tipo di auto. Non lo so. Ok, c'è bisogno di mettere, esatto, la vite qui. Mi dimentico sempre, gli mettiamo anche la ruota. Così abbiamo anche finito quest'altra auto. Mamma mia, sprint proprio. Ok, è tutto, è completato. Ottimo, signori. Quindi io vi ringrazio come sempre per la visione del video. Vi invito come sempre a mettere un bel mi piace, a commentare il video e anche solo a salutarmi e dire ciao Zerk, come va? Io rispondo a tutti. E ad iscrivervi alle varie pagine di Google Plus, Facebook o Twitter, e soprattutto ad iscrivervi al canale. Perché? Perché ve lo dico io. No, scherzo. Se vi va, iscrivetevi. A me fa sempre solo piacere. Quindi vi invito come sempre a seguirmi, non so, mi sto divagando troppo. Quindi vi ringrazio di nuovo e vi saluto al prossimo episodio. Ciao ragazzi.